Buongiorno amici, oggi Saul ci svelerà i segreti della produzione delle zucchine e ci dirà come gestire i fiori falsi, quelli che non producono zucchine, e anche come potare nel modo corretto la pianta. Questa è in piena vegetazione, è abbastanza giovane, ne ho già raccolte alcune, vedete che sono già belle. Allora vi mostro immediatamente. Questa qua è già pronta da raccogliere, anche questa. Questo è il cosiddetto fiore falso. Vedete la differenza? Questo ha lo stelo lungo, così. Ce l'ha anche questo. Ce l'ha anche questo, molto lungo. Lo tolgo e ve lo faccio vedere. Vedete, eccolo qua. Vedete com'è lungo? Cioè, eccolo qua. Guardate, anche questo. Eccoli qua, vedete. Mentre invece questi, vedete che hanno già le piccole zucchine. Allora, queste si sviluppa la zucchina, per cui si aprirà con le... e poi porterà frutto. 1, 2 e 3. Fiori falsi generalmente crescono nelle zone più ombrose, dove non c'è luce e dove... così. Io li lascio perché appena sbocciano, cioè poco più avanti di questa, di questo tipo di fioritura, che arrivano sul giallo, puntano, vedete che puntano già, si possono raccogliere perché si fa la pasta con i fiori zucchine, si possono farcire, si possono fare le frittate, cioè insomma li uso in cucina. E per cui li lascio che si aprono, questi domenica sarebbero stati pronti da raccogliere. Altra cosa, piena di vegetazione sana, man mano che si allunga la pianta, per cui dal centro si allunga la pianta di zucchine, andremo poi a togliere le foglie vecchie, andando proprio a tagliarle alla base. Adesso le lasciamo perché fa fotosintesi e protegge la terra dal sole, dal calore, per cui trattiene l'umidità. Ricordiamoci che poi, a secondo di dove è l'esposizione, cioè qui siamo a 600 metri e siamo in una valle alpina, ricordiamoci che probabilmente a Roma, che il clima, o in Sicilia, che il clima è più mite, qualche foglia laterale, le prime, andremo a toglierle. Le vedremo perché cominceranno a seccarsi sul vertice e vorrà dire che è un segnale di toglierle. E le vedremo anche perché magari si riempiranno di funghi, per cui il mal bianco, quella farinetta. Qui questo avverrà verso la metà di luglio e poi continuerò fino a fine della produzione. Considerate che la zucchina, quando la metti così, ha già su uno stelo una pianta di 20 cm, a fine luglio avrò una pianta che sarà lunga quasi 80-90 cm, per cui le foglie sul gambo dietro ho continuato a toglierle, tenendo solo il centro, che sono foglie nuove e produzione di fiori e frutti. Adesso amici vediamo come si devono raccogliere le zucchine per non rovinare la pianta. Vedete che l'ho raccolta tagliandola e ruotando leggermente la zucchina. Il modo migliore è questo proprio, no? Individuare il punto di attaccatura, tagliare e poi diamo una leggera torsione, così andiamo, tagliamo. In questo caso io lo faccio col coltello, le melanzane le ho raccolte, hanno un picciuolo duro, per cui le ho raccolte con la forbice da potare. Zucchine e poi una leggera torsione e le andiamo a raccogliere. Così si staccano perfettamente, perché anche la raccolta è comunque produrre una ferita sulla pianta, cioè non è che, come dire, poi si cicatrizza e si margina. Se noi facciamo un taglio netto o comunque non strappiamo, è una ferita in meno, cioè tutte le ferite sono dannose. E anche questo è il raccolto di tre piante. Vedete che ci sono misure diverse e di conseguenza poi, quando arriverò a casa, sceglierò come usarle. Due qualità diverse e misure diverse, ovviamente si fanno conserve fresche,
crude, cotte, sott'olio, in zuppe, in qualsiasi cosa. Per oggi è tutto amici e se volete sempre essere aggiornati potete iscrivervi al nostro canale Orti, Semina e Raccolta. Alla prossima!